uscire di casa, quindi noi dobbiamo in qualche modo avere un compito molto importante, quello di ridare fiducia ed entusiasmo la stagione 2022-2023, partendo dal piede giusto. Sono aumentati veramente notevolmente gli abbonati, ma noi abbiamo anche teatri, quindi con grande soddisfazione da parte della gente. Come vorremmo lavorare insomma per il futuro? Insomma, abbiamo degli obiettivi molto precisi. Uno, l'ha detto già l'assessore, è quello di valorizzare in pratica le realtà locali, le eccellenze locali. Artistiche locali, ne abbiamo tante, quando spesso ci dimentichiamo che sono realtà a livello nazionale, molto simile. Il teatro c'è un luogo canonico, bellissimo, tutto quanto, però a partire diciamo dalla tarda primavera fino all'estate noi vorremmo andare incontro alle esigenze con alcune eventi proprio portati sul territorio, andando a cercare delle storie di quei territori e poi in base a trasformare in evento quella storia che noi abbiamo in qualche modo trovato. Quindi questi sono di teatro, insomma il grande Eduardo ripeteva continuamente, no? Il teatro deve andare verso la gente, se si vuole che la gente vada verso il teatro. Per cui questo è uno dei progetti di Amat. Ci siamo fatti aiutare da delle slide che scorreranno alle mie spalle per darvi l'idea appunto di questa complessità di azione. Oggi presentiamo anche Fratelli delle Marche, che insomma qui possiamo vedere ogni giorno che spettacolo è nelle Marche. Ringrazio molto tutti gli uffici di Amat, Luca in particolare che ha composto di esclusiva per la Regione Marche, e quindi l'invito è appunto quello di un'esperienza complessiva appunto delle arti della scena. Devo dire che anche l'ultima, insomma la disciplina piccolina che sarebbe il circo contemporaneo, ci sta dando delle grandi soddisfazioni, perché la scena, un'esperienza appunto completa attraverso queste arti. E in quello che ha ricordato l'assessore, e questo l'ha detto, che insomma è una cosa storica molto importante, facciamo non soltanto di averlo concepito e essere arrivati in tentative list, quindi insomma lo scopo è quello appunto di arrivare alla fine. Ho tanti enti associati. La visita del ministro della cultura Nestori, c'erano dei sindaci che hanno chiesto espressamente di entrare nell'AMAT. Domanda che c'è negli spettatori, tant'è che il primo dato che possiamo dare da oggi, un dato molto importante, che tra abbonamenti e bigliettazione già partita sono oltre 100.000 biglietti già.